lavori del Sinodo sulla famiglia sono arrivati al cuore pulsante, il Vangelo della famiglia e l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio, al quale è dedicata la seconda parte dell'Instrumentum Laboris. Nei circoli minori i padri sinodali hanno sottolineato la necessità di riorganizzare i paragrafi della sezione per dare più coesione al documento, utilizzando un linguaggio chiaro, attraente e pieno di speranza. Il matrimonio sacramentale va presentato nella sua vera bellezza, non astratta, è stato detto, visto anche l'approccio timoroso e sfiduciato dei giovani nei confronti dell'impegno per sempre. Il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona Osimo. Bisogna riallacciare un rapporto con le nuove generazioni, che sono molto più sensibili di quanto uno possa pensare. L'importante è che noi siamo capaci di accompagnarle, di introdurli in un pensiero che muove la coscienza e che aiuta a determinarsi verso una scelta. Certo, accanto a questo aspetto c'è anche l'aspetto non solo culturale ma anche sociale economico, no? Che spesso rallenta la decisione di sposarsi. Accompagnare coppie e famiglie lungo il cammino della vita è un invito comune a molti dei gruppi di lavoro linguistici che fanno riferimento alla misericordia, sottolineando il legame tra i lavori sinodali e il giubileo straordinario che si aprirà l'8 dicembre. Se da una parte quindi si ribadisce la dottrina del matrimonio, dall'altra si raccomanda una pastorale amorevole, di prossimità contagiosa nei confronti delle famiglie in difficoltà, perché la misericordia di Dio è per tutti e per sempre. Il cardinale Philippe Ouédraogo del Burkina Faso. Il sinodo ci dovrebbe aiutare, le conferenze episcopali in sinergia con i dicasteri competenti dovrebbero poter procedere e trovare delle soluzioni per il battesimo dei poligami tradizionali convertiti che chiedono di ricevere il sacramento dell'iniziazione cristiana. La Chiesa a sacramento di salvezza deve poterli accogliere, collocandosi nella prospettiva di Papa Francesco, che vorrebbe che la Chiesa fosse come un ospedale da campo, una casa dalle porte spalancate, dove ognuno può entrare con i suoi problemi, dove anche gli africani entrano così come sono, i poligami, i divorziati, i risposati. Ecco, è un appello molto forte, quindi ad essere fedeli al progetto di Dio, ai valori fondamentali, e la Chiesa deve sforzarsi di essere il buon samaritano che in un mondo ferito è vicino a chi soffre. Ritornando alla parola misericordia, è diventata una parola anche inusitata perché non è capita. Noi, almeno in certi settori, no? Pensiamo alla misericordia come un condonismo. La misericordia non è un condonismo, è qualcosa di totalmente diverso, di appassionato, cambia le persone. Allora, bisogna che la comunità intera si riorganizzi. Questo non è facile, però siamo pieni di speranza.